Ragazzi, sto diventando matto. Ormai faccio di tutto, ci manca solo che io vada a fare il cameriere. Sono ritornato a lavoro, meno male, 3 giorni a settimana e di questo sono contento. Faccio il babysitter nei giorni off, quando mia moglie lavora, e sono contento anche di questo. Cucino io in casa sempre, perché mi piace, e vabbè, mi piace pure questo. Oltre a ciò, sono all'opera con 3 video a settimana su YouTube e anche, la settimana scorsa, ho messo su il blog. A proposito, per chi se lo fosse perso, l'indirizzo è www.risparmioinvesto.com ed oggi sono qui ad aprire una piccola finestrella su come stanno andando le cose sugli ultimi progetti. Abbiamo superato la metà del 2020, per cui un resoconto è obbligatorio. Ciao, io sono Pasquale e questo, come sempre, è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della indipendenza finanziaria e ogni tanto qualcosina, come per dire, di molto più personale, come in questo video, dove voglio portarti, dove cerco di portarti alcune delle mie considerazioni e la mia analisi sulle mie attività personali, che sono magari da aggiungere come possibili fonti di entrate passive. Una new entry, appunto, nel mio panorama, assieme all'account Instagram, tra l'altro, che ho creato, che è io underscore risparmio, e il mio blog. Volevo un attimino cercare di parlare di questa nuova parte del mio percorso, di cosa andrà a contenere e di come andrò a gestirlo e perché voglio tenerlo come se fosse un'entità completamente separata da YouTube. In realtà, molti miei colleghi tendono a pubblicare versioni più approfondite di un contenuto, magari pubblicato su un altro social. Per esempio, c'è chi farà un video su YouTube e poi andrà a creare un articolo un po' più dettagliato o un articolo invece che sia un riassunto del video, o magari viceversa. Ma per quanto mi riguarda, vorrei poter distaccare le due cose. Vorrei che il sito, il blog, contenesse articoli che siano nuovi e non trattati sul canale YouTube, o comunque che non ci fossero delle relazioni dirette. Non mi piace molto la ridondanza, a meno che non sia un sistema di sicurezza su un volo di linea su cui io sto volando. Lì i sistemi possono essere anche ridondanti 100 volte. Detto questo, voglio fare passare il messaggio che quello che scrivo sul blog non ci sarà sul canale YouTube, a meno che, ovviamente, non sia un approfondimento di un aspetto del discorso generale oppure un articolo che sia solo parzialmente connesso al contesto del video. Voglio fare in modo che le due cose abbiano vita propria, il blog e YouTube. Questo mi stimola anche a cercare più contenuti e per cui a studiare di più le cose. E per cui di conseguenza di imparare molte più cose di quanto io non sappia adesso, stimolando la mia mente ad assorbire magari più informazioni, che a quest'età è un po' più difficile. Se parliamo del lato pratico, il blog è diviso in poche sezioni, molto chiare. A parte le pagine di chi sono, ovviamente dove metto un po' a nudo il mio progetto, e poi quella dei contatti, della privacy e del disclaimer, appunto, che ho creato per le finalità effettive del sito, delle mie responsabilità connesse, ci sono le seguenti categorie. Una, che è quella degli investimenti, che è divisa in sottosezioni su ETF, azioni, peer-to-peer lending e poi una relativa all'aggiornamento del mio portafoglio. Attenzione però, questa parte sarà diversa da quello del video che faccio a fine mese su YouTube. Qui intendo riportare tutte le mie azioni in tempo quasi reale, per cui subito dopo che ho investito o disinvestito qualcosa, sia ETF, azioni, peer-to-peer lending e così via. Il resoconto mensile invece sarà sempre un video su YouTube. Poi una parte sulle recensioni, anche qui due sottosezioni, una sui libri e l'altra sui broker. Intendo recensire molti broker, ma non tutti andranno su video. O per meglio dire, non tutti andranno su video nello stesso modo. Infine un'ultima categoria che si chiama riflessioni. Qui andrò a mettere un pochino articoli sulle mie considerazioni personali, su diversi aspetti, ad esempio di me, delle mie decisioni, della mia psicologia nell'ambito degli investimenti, ma anche argomenti più di attualità, come ad esempio perché credo che i mercati si muovano in un certo modo, o un altro esempio, come le azioni americane possono impattare i mercati. Sotto un aspetto principalmente di feeling, cose che siano molto a pelle, senza troppo studio sotto, quasi come se fossi lì a pensare ad alta voce, scrivendo. Quando andrò a pubblicare? Bene, se mi segui da un pochino, sai che io pubblico su YouTube il martedì, il venerdì e la domenica, per cui 3 volte a settimana. Sul blog voglio andare a fare uscire 2 articoli nei giorni non utilizzati, per cui pubblicherò per ora 2 articoli a settimana, il lunedì e il sabato.
Per il momento, il mercoledì me lo lascio libero da qualsiasi pubblicazione varia. Se poi potessi avere più tempo, in futuro andrò a vedere. Tra l'altro, questo video lo sto registrando domenica 19, ma uscirà solo il venerdì 24 luglio, per cui è una buona occasione per ricordarti che lunedì scorso, o lunedì domani, il 20 luglio è uscito un articolo relativo a una nuova serie di ETF che seguono un paniere dello smart working, aziende correlate. Non perdetelo, mi raccomando, una chicca. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Invece, domani, sabato 25 luglio, o comunque fra una settimana, uscirà con un aggiornamento sul mio portafoglio, per cui notizie in anteprima sulle mie attività da risparmiatore e da investitore. Per cui, se hai voglia di farti un po' i fattini miei, in anticipo, fatti un giro sul blog. Passiamo ora alle motivazioni del blog. Prima di tutto, e qui voglio essere sempre molto sincero, il blog è un'ulteriore fonte di entrate passive. All'interno del blog ci sono e ci saranno sicuramente spazi pubblicitari, link affiliati e così via, e per cui posso andare a monetizzarlo e creare un'altra parte di rendita passiva. In maniera secondaria, ma non meno importante, posso andare a creare un ulteriore spunto per stuzzicare la mia curiosità, come dicevo prima, nell'imparare cose nuove, ma anche di portare altri contenuti a chi mi segue, come tu mi stai seguendo in questo momento, e che magari preferisce la lettura all'andare a guardare un video su YouTube. Il tempo mi dirà se sono stato un fessacchiotto a fare questa scelta oppure se ho fatto una scelta sensata. In ogni caso, mi piace molto scrivere e per cui è un ottimo modo per andarmi a esprimere in maniera diversa. Ultima cosa, il mio blog è aperto a tutti. In che senso? Per cui se qualcuno di voi volesse pubblicare un articolo sul blog e firmarsi con la propria firma, per proprio conto, a me fa molto piacere. Infatti, per esempio, per quanto riguarda l'analisi di ETF o di azioni o anche analisi su peer-to-peer lending, so che per molti prodotti ci sono persone molto più esperte di me, per cui se hai voglia di partecipare anche tu, iscrivimi un'email a pasquale@risparmioinvesto.com. Eccoci arrivati anche alla fine di questo video ed a questa piccola finestra di analisi su me, sulle mie attività ed in particolare sul mio blog e di come intendo portarlo avanti. Spero che questa condivisione sia stata di tuo interesse. E se così fosse, ti chiedo come sempre la cortesia di lasciarmi le tue impressioni e i commenti qui sotto per aprire una discussione in merito, ma anche e soprattutto per ricevere con molta critica e autocritica dei consigli da parte tua. Inoltre, se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, YouTube è ancora in ferie, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. E se sei in vacanza, buone vacanze, eh? Ciao!